Buongiorno, sono Lorenzo Borretta, autore del romanzo Storia di un amore invisibile, edito dalla casa editrice Lombardo Edizioni. Lorenzo, quali sono, secondo la tua esperienza, gli effetti benefici della scrittura? Intanto ti ringrazio Federica per avermi invitato a questo tuo format, che mi permette ancora una volta di parlare del mio romanzo Storia di un amore invisibile. La domanda è quali sono i benefici che si possono avere e la speranza che il libro lo leggano molte persone e che praticamente questa cosa ti gratifica. Questo è il. Poi per quanto riguarda la parte economica, magari aspettiamo un pochettino perché interessa tanto quanto. Perché la soddisfazione più grande è quella di vedere pubblicato un proprio romanzo, un proprio lavoro. Oggi ci presenti il tuo romanzo d'esordio, Storia di un amore invisibile. Qual è la trama e quali sono le emozioni che la intessono? La trama è un libro, che parla del nostro territorio e ci sono tre personaggi importanti. Ne girano tanti personaggi nel libro, però. I tre personaggi importanti sono tre: è Lorenzo, è omonimo dell'autore, poi c'è Adriana e poi c'è Mara. Questi sono i tre personaggi che girano in tutto il lasso di tempo che parte dal 1971 e arriva fino al 1985. Parla del nostro territorio, parla della nostra Messina, ed è una storia intrecciata tante volte. Io ho cercato di articolarlo così il libro, lascio sempre qualcosa in sospeso per poi riprenderla più avanti. Io non ho fatto scuola di scrittura, vado di intuito, penso una cosa, la scrivo e poi magari la rivedo 10-20 volte e per rimetterla insieme, per trovare la giusta posizione delle frasi e delle parole. Quali sono gli obiettivi di questa tua opera letteraria? Ma gli obiettivi sono gli obiettivi di tutte quelle persone che scrivono, di tutte le persone che fanno arte, che fanno cinema, andare avanti il più possibile nel proprio lavoro, nella propria passione. La copertina ritrae due giovani seduti su una panchina, con lo sguardo rivolto verso lo stretto di Messina. Che ruolo ha la città nel romanzo, ma soprattutto nell'animo dell'autore? Allora, io ho vissuto sempre a Messina, quindi amo Messina. In tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature e l'ho voluta raccontare. L'ho voluta raccontare come la vedevano i miei occhi di quando ero io un adolescente. Stiamo parlando del 1971, ero piccolo e quindi durante la mia crescita, la mia età adolescenziale, i primi anni della mia età adulta, l'ho vista così. Ho cercato di muovere i miei ricordi dentro la mia memoria e ho cercato di portarli nel testo. Mentre scrivevo, il mio sogno era quello di vedere il mio libro in una vetrina di una libreria, quello era il mio sogno, vederlo pubblicizzato in giro, le persone che leggevano, che mi davano la pacca sulla spalla. Però non è facile, non è facile, perché ho fatto una ricerca incredibile. Io me ne andavo con il mio manoscritto in tutta Italia. Ho visto una locandina a Messina della Fiera del Parco Corolla di Milazzo. Visto, siccome io frequento questi posti, mi sono messo in macchina una domenica mattina e sono andato. E c'erano tante librerie e mi sono avvicinato a una ragazza. Questa ragazza ha detto: "Ma questa è una libreria o una casa editrice?" No, dice: "Questa è una libreria, però c'è la casa editrice, la Lombardo Edizioni qua, è alle spalle." Mi faccio un giro e trovo quella che poi è diventata la mia editrice, Teresa, che insieme a suo fratello sono titolare della casa editrice Lombardo Edizioni di Milazzo. Allora a questo punto io la guardavo, questa signora guardava me, sorrideva, una bella signora veramente. E mi fa, forse aveva pensato che io ero qualche malintenzionato, sorridendo mi fa, dice, ha bisogno di qualche cosa. E io, mi verrebbe voglia di sbattermi la testa al muro. Forse lei avrà pensato, dice, adesso chiamo la sicurezza. E no, poi ha capito che io avevo qualcosa in mano, ci siamo confrontati, mi ha invitato al suo studio, ha visto che il libro poteva essere pubblicato e così abbiamo
abbiamo iniziato in questo progetto. A Messina è possibile far emergere, secondo te, una cultura letteraria fra i giovani? Sì, è possibilissimo. E ci vuole tenacia, passione, pazienza, ma si può fare. Io in questi ultimi 2 anni ho conosciuto, mi sono intrufolato in un mondo che non era mio. Io mi occupavo di fotografia a livello hobbistico, lavoravo in Trenitalia, quindi non lo conoscevo questo mondo. Quando mi sono intrufolato in questo mondo ho conosciuto tante belle persone, veramente belle persone, che loro, con la loro pazienza, con la loro passione, stanno cercando di portare la cultura a Messina. Progetti letterari futuri? I miei progetti letterari sono un altro libro che ho pronto, sto aspettando questo terribile momento che cessi, perché per portarlo avanti, e quindi è pronto il libro. È una continuazione di storia di un amore invisibile, perché la nostra amica comune, Valentina Di Salvo, scrittrice e giornalista. La salutiamo. Dopo aver letto il libro dici, no, non mi piace che tu massacri un personaggio di questo libro. Non mi piace. E, poverina, cioè, ma lo puoi lasciare, poteva andare benissimo anche in quel modo. Dice, devi dare un'altra possibilità a questo personaggio. E allora lì io mi sono messo a pensare, non ci ho dormito una notte, ed è nato il secondo libro, che è una continuazione di questo. È già pronto. Vediamo quando lo possiamo pubblicare e presentare in qualche posto. In tempi migliori. Lorenzo, ti ringraziamo per essere stato qui. Grazie a voi per avermi invitato. Se vi è piaciuta questa puntata, vi invitiamo a commentare, condividere e continuate a seguirci. A presto.